Benvenuti sul mio canale Luana Dolci Riflessi. Oggi abbiamo una domanda. Ammorbidente sì, ammorbidente no. Quando lavoriamo i nostri capi, appena lavorati a mano, che la adoriamo, che ci piacciono tantissimo, ce lo troviamo davanti e facciamo: come lo lavo? Ma poi sbaglio? Lo metto o non lo metto l'ammorbidente? Questa è una domanda che comunque ricorre continuamente su questa cosa. Io all'inizio lo mettevo di nascosto, cioè se mettevo una goccia di nascosto, quante di voi l'hanno messo col contagocce? Oppure non lo diciamo a nessuno, ma io metto l'ammorbidente. Insomma, noi quando facciamo le lavatrici oppure laviamo a mano, l'istinto è poi mettere l'ammorbidente, questo è un dato di fatto, ma noi ci teniamo tantissimo ai nostri capi che noi creiamo, insomma, ci perdiamo tantissimo tempo, studiamo, lo creiamo, poi rischio che lo roviniamo. Per cui una domanda che all'inizio io mi ricordo, proprio all'inizio di quando ho iniziato l'uncinetto, mi ricordo questa cosa, ma come lo lavo? Come se non avessi mai lavato un maglione in vita mia, cioè io ho acquistato maglioni 100% lana. Pure questa domanda non me la sono mai posta, mai, ma con i filati sì, cioè è un dramma questo fatto dell'ammorbidente. Come lo lavo? Con quale detergente lo lavo? Sembra una domanda veramente sciocca, ma in realtà non lo è. Ci hanno aperto veramente delle chat per questa cosa, ci hanno fatto delle discussioni per questa cosa, per cui vediamo un attimino. Quando dobbiamo utilizzarlo? Prima cosa, noi sappiamo lavare le nostre cose, no? Tutte noi facciamo lavatrici, laviamo in mano, insomma, delle maglie, calzini, insomma, laviamo. Allora, io quando ho iniziato, a parte metterlo di nascosto per paura che il vicinato si accorgesse che avevo messo l'ammorbidente, a parte questo, io sono uscita quasi a infiltrire un pochino. Uno dei primi capi che ho realizzato ad uncinetto, ora c'è la mia sorella però è un po' infiltrito perché terrorizzata, il detersivo, una goccia, quanto ammorbidente ci devo mettere, è stato un trauma, come se non avessi mai lavato un maglione, lo porto in tintoria, non in tintoria no! Guarda, io ci rido perché veramente mi sono trovata con queste domande all'inizio, no? E vedevo che molte, insomma, anche nei gruppi ne parlavano. Tu hai messo l'ammorbidente, come hai fatto a metterlo? A questi livelli era una tragedia. E allora io ho detto, faccio da sola, ci sarà un motivo. Allora, vi spiego, se diciamo la pura lana 100%, anche con il filato Goya di filati discount che ha l'86%, io l'ho lavato senza ammorbidente. Ovviamente i primi lavaggi io li faccio sempre a mano, poi ho una lavatrice di ultima generazione, ho fatta 2 anni fa, neanche poi più ultima, sì, 2 anni fa circa, per cui posso lavare un bel programma per la lana. Però, insomma, lavo sempre almeno 2 o 3 volte, sempre prima a mano, mi assicuro. Ecco, allora io mi ricordo anche, io rido perché la prima volta che ho lavato avevo fatto un giacchino con un filato ritorto per lavarlo, per me è stato come mettere qualcosa di super prezioso nella bacinella. Lo guardavo pensando che si sarebbe evaporato, non so cosa, talmente che ero terrorizzata leggendo i vari post e le varie cose, insomma, poi alla fine non è così, noi ci ridiamo sopra, però quando è un 100, adesso almeno io, 100% lana, non occorre assolutamente, no, non serve mettere l'ammorbidente, a meno che io mi accorgo che dopo 4, 5, 10, insomma, parecchi lavaggi, io poi lavo. Il fatto di dire la lana non va lavata tanto spesso, la facciamo prendere aria, facciamo così, io va benissimo, ma io me lo devo lavare, cioè c'è poco da fare, io lo devo lavare. Per cui ognuno è fatto a modo suo, la maglia è mia e la lavo. Ecco, anche il cardigan
Non riesco a metterlo più volte, per cui lavo spesso, però ho tutte, diciamo, le accortezze. Prima di tutto un detergente che sia proprio per la lana, uno non si sbaglia. Leggere le etichette, quanto detergente devo mettere per un capo, c'è insomma la misura dell'acqua, cioè l'acqua, la quantità e quanto detergente bisogna mettere. Io non mi sono mai sbagliata. Non vado a utilizzare lo shampoo, un sapone, io prendo quello della lana. C'è, esiste, l'hanno fatti ecologici di tutti i tipi. C'è, usiamolo. Possiamo sempre usare. Ecco, le quantità, controllate sempre l'etichetta e non si sbaglia, perché insomma non vanno a mettere una quantità eccessiva. Spesso abbiamo questo difetto, ma io lo so anche quando facciamo la lavatrice, più detersivo metto. E più vanno i saponini, insomma, non è proprio così, no? Per cui vediamo le etichette, mettiamo la quantità giusta. L'ammollo non deve essere 24 ore, perché poi alla fine si rovina. Spesso dici, sciatoli a mollo, le fibre si aprono, esplodono. È tutta un... Io la ricordo questa cosa, io ero terrorizzata. Insomma, mi dovete far sapere se voi avete avuto la stessa cosa, insomma, anche sicuramente voi incinettate più di me, io da poco, però insomma, questa impressione, no? Questa impressione. E lascio mollo 10 minuti, così è più che sufficiente. Insomma, sciacquo bene e quando è 100% lana non metto assolutamente ammorbidente. Poi parleremo, va bene, di come lavarlo bene. Poi adesso voglio parlare solo dell'ammorbidente più che altro. Non lo metto assolutamente, a meno che dopo un bel po' di lavaggi, siccome lo lavo a mano, oppure mi accorgo che è un po' più, non ha più la morbidezza di prima, allora può essere che la parola goccetto, mi raccomando, goccettino. Perché poi si dice, ho messo l'ammorbidente, hai messo l'ammorbidente, non bisogna dirlo, no, io metto l'ammorbidente, la quantità ovviamente minima, diciamo la parola minima, e lo utilizzo, ma dopo tanti lavaggi, perché rischio che poi il maglione mi si smolla, cioè va a finire che mi trovo le maniche fino qui, questo poi in base al numero di uncinetto che abbiamo utilizzato, insomma sono tantissimi fattori, però... Questo qua, insomma, mi regolo in questo modo. Quando invece ho 100% acrilico, io l'ammorbidente, insomma, sinceramente lo metto tranquillamente, non in quantità industriale, perché all'inizio devo dire che i filati sono trattati, per cui sono sempre morbidi, ma se vedo con più lavaggi aggiungo un po' più di ammorbidente, insomma, mi regolo con le mani, questo è. Oppure quando se lo metto ecco in lavatrice lo tiro fuori e mi accorgo se devo aggiungere oppure no. Questo insomma bisogna dosare le cose, ecco. Però è una cosa divertente perché veramente questa è una cosa che mi è successa all'inizio quando appena finito insomma una maglia, uno scialle, per me era un trauma lavarli, cosa che io ho sempre lavato tutto e ho acquistato anche capi 100% lana merino, anche del cashmere, l'ho sempre lavato, non c'ho avuto mai problemi. Comunque, bisogna avere le dovute accortezze e prodotti che siano idonei. E ci sono anche gli ammorbidenti che sono proprio per la lana e altri invece, quando laviamo con prodotto della lana, non c'è neanche bisogno di metterlo come se avesse già un tutt'uno dentro, cioè hanno delle sostanze dentro che comunque non c'è poi bisogno di aggiungere, a meno che lavoriamo ovviamente un 100% acrilico, in quel caso allora ci sfoghiamo come vogliamo. Poi vediamo sempre, per esempio Ricky, che non ha una grandissima quantità di lana. Io, per esempio, quando lo lavo, ne metto veramente, insomma, una piccolissima quantità perché mi resta morbido. Però dopo tanti, tanti, tanti lavaggi, sicuramente poi ne aggiungerò un pochino di più. Poi non lo metterò nel secondo lavaggio, cioè vado un pochino a dosare la cosa perché comunque lascia questo velo sul capo e allora, cioè, su tutte le fibre e allora, insomma, bisogna un pochino dosare. Lo mettete poi, casomai, per due, tre lavaggi. Non lo mettete più, vi accorgete che ne ha bisogno e ne mettete quella piccola quantità. Ma veramente mi sono divertita con questo video perché mi viene l'immagine, no, delle goccette, mi raccomando, due goccine non di più, come se fosse una regola, ma sappiamo lavare le nostre cose, per cui il fatto di metterlo sul 100% lana assolutamente non serve, veramente poi rischiamo di farci smollare proprio la lana.
Però se dopo tantissimi lavaggi, che questa lana veramente sono un bel po' di tempo che viene lavata, un anno, 2 anni, comunque ne ha bisogno, ce cioè lo sentite, lo mettete, c'è cioè una piccola quantità, non fatevi problemi, però dove non occorre evitiamo perché facciamo un danno, ecco, questo è divertente, ammorbidente sì, ammorbidente no, quando serve, questa è la risposta. Baci.